Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. È da un po' che non ci vediamo, vero? Sono sparito per un paio di settimane perché sono andato in viaggio. Finalmente ho fatto un viaggio bellissimo nello Sri Lanka. Ho passato dei giorni bellissimi, ho conosciuto la cultura cingalese o singalese, fate un po' voi, e da un bel po' che non facevo un viaggio così sostanzioso dal lontano 2012, ok? Quando facevo ancora l'università, quando mi stavo laureando. Ero andato ad Hong Kong con un gruppo di ragazzi con il quale preparavo la tesi di laurea in architettura e dovevamo fare questo viaggio studio, lavoro, ok? Per inserire poi all'interno della tesi. Comunque, è stata un'esperienza bellissima anche quella, però anche stavolta mi sono... wow, bellissimo, sono contento. Comunque, magari ci farò un video, ok? Sullo Sri Lanka, facendovi vedere anche una tecnica di disegno che ho imparato lì sul luogo, e si chiama batik, ok? Forse ci farò il video, forse no, dipende. Ci devo dedicare tanto tempo e sapete, siamo su YouTube. Capite che un video così rischia veramente di essere visto da pochi. Perché farlo, ok? Per i pochi? Bando alle ciance, vi voglio presentare i 5 vegeta mai visti. Ma prima voglio solamente dirvi che domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, mi troverete al Christmas Comics di Torino e qua sotto in descrizione troverete tutti gli orari, ok? Consultate la descrizione così potete già... E per quelli che abitano nella capitale, finalmente avrò un appuntamento a Roma, che figata, il lunedì e martedì. Il lunedì sarò presso il Tora Store, dove ci sarà la presentazione del dizionario illustrato dei giovani in merda, e troverete anche qua sotto in descrizione gli orari per tutti coloro che abitano nella capitale. Finalmente possiamo vederci romani, possiamo abbracciarci e possiamo anche sputarci in un occhio, ok? Invece, il giorno dopo, martedì 20, sarò sempre a Roma, nella redazione di Leggo, per una sfida faccia a faccia con Amleto De Silva, per fare questo confronto generazionale, giovane merda versus vecchio merda, vecchio saccente, chiamatelo come volete. Io devo rappresentare ovviamente la mia categoria, che sono quelli dei giovani merda, perché anch'io sono un pochino giovane merda, ok? E cercherò di tenere testa a questo vecchiaccio e ci sarà questa sfida generazionale molto interessante e sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Leggo. Leggerete tutte le informazioni qua in descrizione. Ok, questa introduzione è diventata lunghissima e di Vegeta non abbiamo visto ancora nulla. Iniziamo finalmente. Partiamo con il primo Vegeta. Allora, dovete sapere che io sono un appassionato dei picchiaduro, ok? Non tutti. Però da ragazzino andavo spesso nel bar vicino a casa mia per giocare ai cabinati. A King the Fighters 98, 99, non mi ricordo più. Però praticamente mi ricordo di aver distrutto la manopola, la levetta, a furia di strattonare violentemente per poter vincere le battaglie di The King of Fighters. Sì, sono un veterano di The King of Fighters, anche se schiacciavo a caso i tasti. Come sempre, da ragazzino si faceva così, ok? Però, poi, quando mi è arrivata la PlayStation 1, ho scoperto Tekken. Tekken 2 è stato il mio primo Tekken e, boh, ragazzi, io mi sono innamorato. Da quel periodo in poi me li sono comprati tutti. E non vedo l'ora che esca Tekken 7, lo so. E anche se in questa generazione di videogiochi i picchiaduro non sono così valorizzati, a me piacciono, io mi diverto anche online ogni tanto. E per omaggiare questo grandissimo titolo ho voluto realizzare Vegeta nello stile di Tekken. Capiamoci, non è propriamente nello stile di Tekken, però io ho detto Tekken perché l'ho voluto realizzare come se fosse, non lo so, una sorta di seleziona personaggio, ok, durante il menu di gioco. Però è più che altro uno stile di realizzazione molto real. È come prendere il personaggio di Vegeta e realizzarlo con delle fattezze più umanizzate. Ho mantenuto gli stessi vestiti, non l'ho reso molto più barocco, oppure ho esagerato con cose, aggeggi addosso. No, ho voluto solamente realizzare Vegeta così com'è, molto più reale. E quando ho finito di realizzare il disegno, mi sembrava un personaggio di Tekken, quindi ho voluto dire, wow, questo è lo stile Tekken, è solo per quello. Non giudicatemi male. Questo è il primo disegno di oggi. Il prossimo Vegeta che vi voglio presentare è ispirato ad un manga che ho iniziato a leggere un paio d'anni fa, ovvero Le bizzarre avventure di JoJo. Ok, è un manga che io conoscevo già
da parecchi anni, però non l'ho mai iniziato. L'ho riscoperto, l'ho iniziato a leggere, è molto figo. Poi i disegni sono stratosferici, sono mostruosi. E ho voluto realizzare Vegeta nello stile di JoJo. Anche la sua posizione del corpo, attorcigliato, con quelle... Avete presente, noi personaggi di JoJo, le loro posizioni strambe, dove si evidenziano i dettagli dei muscoli, dei profili, una roba allucinante. Bellissimi da vedere, sul serio. Quindi ho sempre apprezzato questo stile di disegno molto pomposo, carico, e quindi ho voluto realizzare Vegeta in questo stile. Come vedete è vestito anche qui con la sua solita tuta, come cazzo si chiamava, non mi ricordo, però sapete di cosa sto parlando. E ho voluto anche giocare con i colori e ho azzardato a realizzare Vegeta che supera il limite del Super Saiyan. Avete presente quando diventa gonfio, sembra steroidato? E questo è il risultato. Ok? Un altro stile di disegno che io apprezzo tantissimo è quello di Frank Miller. Capiamoci, non sono un fan accanito delle storie di Frank Miller. Apprezzo tantissimo lo stile di disegno tipo di Sin City, quel bianco-nero netto, marcato, con quelle luci sparate che delineano dei contorni netti. È veramente affascinante come stile di disegno, e questa volta io ho voluto proiettare Vegeta nel mondo di Sin City e è venuto questo risultato qua. Una cosa che io apprezzo tantissimo nei disegni di Sin City sono le scene dove ci sta la pioggia, e ho voluto cercare di emulare questo stile all'interno di questa tavola, e come vedete è venuto questo risultato qua, accettabile, ok? Gli dà quel tocco di noir che io personalmente apprezzo tanto. E il prossimo Vegeta che andremo a vedere, devo mettere che è il mio preferito. Sapete il mio amore smisurato nei confronti della serie di Final Fantasy, e io in questi giorni sto vivendo questa nuova esperienza del capitolo 15. Wow, sono ancora all'inizio, ma wow, per adesso. Avremo modo forse di riparlarne in futuro quando finirò il gioco, però wow. Come prime ore di gioco mi ha fatto dimenticare Final Fantasy 13. E già questa cosa è buona, ok? Ma avremo modo di riparlarne, tranquilli. Però, ok, voi direte, ma Boban, quindi ci presenterai un Vegeta in stile Final Fantasy? Che palle, sicuramente sarà uno dei soliti personaggi un po' effeminati, tutto baroccheggiante, con questi vestiti sfarzosi, magari con un'armatura esile. No, questa volta ho voluto fare una cosa diversa dal solito. Una cosa che io apprezzo tantissimo di Final Fantasy è il suo marchio di riconoscimento, cioè il titolo più il logo, con il solito font e il logo che è comunque riferito alla storia narrata all'interno del gioco, inserito in uno sfondo bianco. Classica custodia di Final Fantasy. È ormai un marchio di fabbrica riconoscibile, che dà un'identità alla serie di Final Fantasy. E io quello stile di grafica l'ho sempre adorato. E da ragazzino mi sono sempre chiesto, ma come le fanno? E con quei colori sfumati, unioni di colori caldi e freddi, sono sempre state affascinanti, no? Con queste grafiche, e io l'ho sempre apprezzate. Quindi io ho detto, perché non realizzare Vegeta come se fosse una cover di Final Fantasy, come se fosse un logo? Ed è venuto questo risultato. Ho realizzato Majin Vegeta con la sua epica mossa finale ed è venuto questo risultato. Azzardiamo, se ci aggiungiamo anche la scritta Final Flash, verrebbe questa roba qua. Anche se lui non sta facendo il Final Flash, ma va benissimo così. Ed devo ammettere che è la mia preferita fino adesso tra quelle che ho presentato, però c'è il the best. C'è il the best proprio per non tanto la realizzazione del disegno, ma quanto lo stile di disegno. È uno stile che ho utilizzato anche per la realizzazione dei 6 Walter White mai visti, cioè quello di Rick e Morty. Ragazzi, io questo cartone allucinante lo adoro. La prima e la seconda stagione me le sarò riviste un sacco di volte. È folle, geniale, è carico di roba, è carico di personaggi, di situazioni divertenti. È un piccolo capolavoro dell'animazione. Ahimè, ha uno stile di disegno è particolare
particolare, strano, però questo lo rende ancora più divertente e più originale. E ho voluto azzardare, no, a questo Vegeta in stile Rick e Morty. Il risultato è orripilante, lo so, però è divertente. Non lo so, da oggi in poi tutte le volte che dovrò realizzare un personaggio ci aggiungo sempre lo stile Rick e Morty. Comunque, questi sono i 6, no anzi 5 Vegeta mai visti. Ok, fatemi sapere qual è il vostro preferito. Il mio preferito sapete già qual è, quello in stile logo Final Fantasy. Fatemi sapere qua sotto anche altri personaggi che potrei portare in futuro qui per la serie dei mai visti. Passatemi a trovare su tutti i miei contatti social. Vi ricordo, domani e dopodomani a Torino, lunedì e martedì a Roma. Guardate tutti gli orari, così ci possiamo incontrare anche dal vivo e fare tanto tanto sesso anale. Per il resto vi ringrazio per la vostra attenzione. Continuate sempre a sostenere la creatività e non fate come fanno alcuni, non dico tanti, alcuni, che sono riusciti a dire sotto alcuni miei video che una bestemmia riesce ad avere più contenuto rispetto a un disegno. Sto perdendo la fiducia in questo mondo. Vi prego, almeno voi non fatelo, ok? Mi viene quasi voglia di ritornare nello Sri Lanka, isolarmi lì per sempre, diventare un monaco buddista e cercare di svuotare la mente per sempre. Viva la creatività e la fantasia, che ormai pian pianino sta scomparendo. Più che altro non viene più alimentata e non ci sono neanche più tanti punti di riferimento, anche qui su YouTube, che possano fare in modo di alimentare la creatività e la fantasia. Si alimenta solamente la coglionaggine, che portano solo a rincoglionire i ragazzini e a farli crescere nei peggiori dei modi. Questo è, però cercheremo di convivere anche con questa cosa. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta. Un bacione. Ciao. Mamma Morti, sono finito in un universo parallelo, strambissimo, devi vedere che c'erano tutti questi palestrati omosessuali che diventavano biondo platino ricoperti da una luce dorata, erano orribili. Morti, dobbiamo andarcene. Morti, mamma Morti, mamma Rick, cosa stai dicendo? Io ho paura. Mamma Morti, devi stare tranquillo, basta non fargli arrabbiare, che questi si trasformano anche in grosse scimmie e hanno una particolare voglia di sodomizzare i bambini insicuri come te, Morti, quindi stai tranquillo. Ma non, Rick, no, io non voglio essere sodomizzato.